Buongiorno, è il lunedì di Pasquetta e siccome mi avete chiesto delle cose, sono partito di buon mattino, adesso sono neanche le 9 di lunedì di Pasquetta 2022. Allora, ho inquadrato l'altezza del Monte Penna, l'altro Monte Penna, perché me l'avete chiesto, che si trova a 1333 metri sul livello del mare. Tutti i monti, a dispetto di chi scrive senza sapere, si scivola perché c'è ancora un ghiaccio, siamo appena a 3 gradi sopra zero. Tutte le vette indicano sempre SLM, sul livello del mare. Voglio dire, se il Monte Bianco è alto 4400 e non ricordo più quanti metri, dal livello del mare sempre. Ecco, questo è l'altro Monte Penna, sempre nel comune di Chiusi della Verna. Quello che vedete là in fondo è il lago di Ridracoli e quello che vedete qui sotto, non mi sporgo più di tanto perché è proprio a strapiombo e un po' di paura mi fa, è il parco nazionale, dove non si può accedere se non con permessi o per studi ben precisi. Ecco, questa è tutta la vallata che si vede dal Monte Penna. Per accedere al Monte Penna si deve arrivare, cercatelo, il rifugio Fangacci, che è fra Bagno di Romagna e l'eremo di Camaldoli. Non è difficile arrivarci, è solo una questione di una mezz'oretta a piedi, però con la macchina bisogna arrivare fino al rifugio Fangacci. Questa è una notizia geografica. Bellissima, il nostro bellissimo regno piano che ci ospita, che non è come quello che ci fanno credere con le immagini taroccate della NASA. Auguro a tutte e a tutte un felice giorno. Ciao, Dino. Stavo dimenticando una cosa importante: da questo Monte Penna si vede l'altro Monte Penna, che è praticamente dove ci sono i